Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi viola di oggi. Giovedì la Fiorentina affronterà a Salonicco una partita complicata. Siamo già nel pre-partita e Paolo Sosa la sta preparando da ieri con grande intensità. È stata cancellata la mezz'ora di Genova, è stata cancellata anche l'idea di recuperare una gara alla quale occorrerà tornare a pensarci tra un po' di tempo, tra molto tempo. Prima c'è l'Europa League e quest'anno l'Europa League come la Coppa Italia rappresentano due obiettivi di questa Fiorentina che è stata costruita anche per provare a vincere qualcosa, comunque per arrivare in fondo ad una delle due competizioni, visto che il campionato naturalmente è un qualcosa di proibitivo, visto la forza delle squadre che stanno davanti alla Fiorentina. Allora occorre cominciare bene con la trasferta più complicata del girone, contro una squadra che sicuramente non è più la squadra di qualche anno fa, ma che ha delle ottime individualità e che soprattutto in casa, davanti al proprio pubblico, nel proprio stadio, può dare dei problemi alla squadra viola. Per questo occorrerà la miglior Fiorentina possibile, occorrerà una prestazione di personalità, questo lo ha ribadito Sosa alla squadra in tre o quattro occasioni nella giornata di ieri. Occorrerà anche un po' di turnover perché non tutti i giocatori della Fiorentina stanno benissimo, però sicuramente è una Fiorentina fresca perché le fatiche di campionato non ci sono praticamente state. La Fiorentina non ha praticamente giocato a Genova e quindi sicuramente dal punto di vista della brillantezza fisica troveremo e avremo la miglior Fiorentina possibile. Questo sarà importante in una gara che sarà molto fisica e molto importante anche dal punto di vista non solo tecnico e tattico, ma muscolare. A domani con i 101 secondi viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.